immagina delle persone che improvvisamente si fermano, nonostante tutto si organizzano e si incontrano. E incontrandosi si vedono, e vedendosi si riconoscono, e riconoscendosi si parlano. Insieme scoprono alcune cose. Per esempio, ridanno un nome ai loro diritti e una forma ai loro desideri, particolari e comuni. Come Cecilia, una scrittrice che vuole fare il suo mestiere. Non è che pensa ai bestseller o di diventare De Lillo, soltanto non vuole più scrivere «Immagina che i denti sono sempre più bianchi» o «Immagina che io valgo, anche se non mi paghi». Quello che Cecilia vuole veramente è scrivere cose che pensa e condividerle con altre persone. Fare progetti, insomma, che hanno qualcosa di più. Un giorno tutte queste persone decidono di ridisegnare la città, di provare a farla più bella. Così si riprendono certi spazi preziosi, prima inutilizzati o dimenticati, e in questi spazi cominciano a lavorare per come pensano e a fare come piace a loro. Smettono di pensare a come tutto va male o a come tutto è impossibile e condividono un linguaggio per fare proposte. Ognuno mette a disposizione quello che sa fare e con quello che ognuno sa fare lo spazio si riempie. E lo spazio, quando si riempie, è come una pentola a pressione, come un posto dove più ci si incontra, più crescono le idee. E i progetti sono così tanti che a uno gli gira la testa a vedere chi parla del quartiere con chi scrive codici, chi fa l'orto con chi inventa monete, chi allena il corpo con chi diventa bambino, chi disegna i massimi sistemi con chi cucina per tutti. Poi scoprono che non sono i soli, che anche in altri spazi ci si organizza più o meno così e che è un contagio che dilaga in tante città. Venezia, Milano, Napoli, Roma, Messina, Catania, Pisa, Teramo e poi ancora Parigi, Berlino, Lubiana, New York. E che anche i teatri, i giornali, le università e addirittura i musei sono contagiati da questo modo di pensare e di fare arte e cultura e da un nuovo rapporto con la propria città. Allora sembra che siano tutti impazziti, ma le cose che si fanno alla fine funzionano meglio. Nuove forme e linguaggi per il teatro, la danza, per produrre e distribuire film, per progettare e autocostruire spazi, ripensare il territorio con gli abitanti, desiderare luoghi di discussione libera, pubblicare e distribuire libri, suonare e ascoltare musica, insomma, un nuovo modo di lavorare insieme. E funziona, perché chi ha bisogno di una cosa sa dove cercarla. Chi vuole far conoscere quello che sta facendo lo fa. Chi ha bisogno di aiuto poi lo restituisce. Chi cerca soldi può chiederli agli altri e se poi i soldi finiscono, se ne inventano di nuovi. È come se si fosse creato un apparecchio per garantire a tutti il diritto di fare cultura e, insieme, di ripensare il lavoro.